Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova reaction. Questa notte è uscito il nuovo trailer di Ant-Man and the Wasp Quantumania. Lo aspettavo perché comunque il primo teaser trailer mi era piaciuto, mi aveva convinto abbastanza, quindi volevo vedere un po' di più riguardo questo film e soprattutto scoprire magari un po' di più della trama, anche se qualche piccola premessa l'hanno già data con il primissimo teaser trailer. Prima di passare direttamente alla reaction, come sempre vi invito a seguirmi anche sugli altri social, ovvero Instagram, TikTok, Twitter e magari anche Letterboxd, dove pubblico delle mini recensioni di film che vedo in tempo reale. Comunque, quando vedo un film su Letterboxd solitamente pubblico subito la mini recensione. Adesso però passiamo a guardare il trailer, non l'ho ancora visto e quindi sono davvero molto curioso. Sei un tipo interessante, Scott Lang. Mi fa piacere. Sei un Avenger. Hai una figlia. Ma hai sprecato tale padre, tale figlia. Come me. Ma a questo possiamo rimediare. Speriamo veramente non sia come Spider-Man No Way Home. Anche se credo di sì. Chi sei tu? Io non vedo l'ora di vedere Kang. Diciamo, aspetto questo film solo per Kang. Che desideri. Wait. E sarebbe? Wait. Tempo. Hanno contestualizzato la pelle blu in qualche modo. Si è visto meglio adesso. Lui può cambiare l'esistenza. E alterare il tempo. Non puoi fidarti di lui. Varianti o semplicemente una roba, un'illusione? Ho già perso tanto. Ma c'era Modok? Quello era Modok. Non puoi fidarti di lui. Senza maschera, tra l'altro, come si dice? Non mi interessa. Chi è? Sì, oddio. Modok. Quel tizio lì, Modok. Ok. Ho già perso aiuto tanto. Brutto. Papino! Lui può darci una seconda occasione. Che figo. Che cappero è? Lascia che ti chiarisca le idee. Tu mi darai ciò che voglio. O tutto quello che tu chiami vita terminerà. Ah, una nuova dinastia. Ok, questo si era già visto. È meglio che lei non veda. Avevamo un accordo. Raga. Con la maschera molto meglio, Modok. Credevi di vincere? Io non devo vincere. Ah. Ma entrambi abbiamo solo da perdere. Mi dispiace, Cassie! Kang, bellissimo. Mamma mia. Dai, che il 15 febbraio si sta avvicinando. Kang sembra davvero cattivissimo. Tra l'altro, sarà magari frutto dei reshoot, ma sembra lui il villain principale del film e non sarà così. Da alcune voci molto affidabili è stato detto che in realtà il vero villain è Modok, come volete chiamarlo, che qui sarà interpretato da Corey Stoll. Si è visto senza maschera e, oh mio Dio, un obbrobrio, non voglio mai più vederlo, però nel film ci sarà. E, appunto, sarà lui il villain principale. Kang, sì, farà qualche casino sicuramente, si è visto, possibilmente ucciderà qualcuno, non penso Ant-Man, perché credo che Ant-Man sarà molto importante per il futuro dell'MCU, come lo è già stato peraltro per Endgame. E siccome appunto sarà uno dei primi assieme a Loki ad affrontare Kang, credo che per il futuro, soprattutto per Avengers The Kang Dynasty, sarà molto importante. Quindi non credo morirà Ant-Man, a meno che non arrivi un altro Ant-Man, ma non penso. Nei fumetti non so se esiste un altro Ant-Man a parte Hank Pym e Scott Lang, ma credo di sì. Ci sono molti alter ego dei personaggi supereroistici, quindi magari chi è più conoscitore, più esperto di fumetti, mi faccia sapere con un commento qui sotto se c'è un altro Ant-Man oltre ad Hank Pym e a Scott Lang. Appunto, di Hank Pym penso che lui possa lasciarci nel film. Credo possa diventare un motivo di vendetta verso, non so, magari Modok o lo stesso Kang. Non so adesso che casini combineranno, ma credo che Modok farà più casino di Kang, proprio perché il villain principale. Non apprezzo tantissimo il fatto che sia di nuovo Cross,
appunto interpretato da Corey Stoll, perché il personaggio sarà sempre quello che è entrato in contatto con qualcosa dopo la fine del primo Ant-Man e gli è cresciuta la testa, le gambine corte, comunque è diventato MODOK. Non apprezzo tantissimo questo cambiamento, ma aspetto di vederlo nel film. Il look mi fa stracacare, l'ho già detto, però vedremo. Ripeto, per me Scott Lang sopravvivrà, non so se questo film avrà a che fare con il multiverso, potrebbe essere. Ora, non so se quello sdoppiamento di Scott sia appunto una variante in qualche modo e Kang l'abbia fatto conoscere i due in qualche modo, non so. Adesso ha diversi poteri overpower in realtà, tra cui controllare il tempo, controllare la realtà. In pratica è un Thanos con le gemme incastonate all'interno, più o meno. Ed ecco perché effettivamente dovrebbe sembrare più minaccioso del titano pazzo, visto che comunque sarà il villain principale di questa fase. Non so assolutamente, ora tralasciando appunto per un attimino Ant-Man and the Wasp Quantumania, non so se ci sarà un'altra saga. Si rumoreggia la Timeless Saga e non so chi possa essere il villain principale, visto che con il tempo Kang ha molto a che fare e credo che almeno dopo Secret War Kang sia già morto e sepolto, comunque non più minaccioso. Ma queste al momento sono solo parole, perché per quanto mi riguarda, se non migliorano la qualità effettiva dei prodotti, se ci sarà un'altra fase 4, probabilmente l'MCU scomparirà fra un paio di anni, perché sinceramente i prodotti sono stati davvero davvero scadenti, almeno in questa fase 4. E mi dispiace dirlo, ne ho già parlato nella top 18 dei prodotti Marvel, quindi dei prodotti Marvel della fase 4, quindi top 18 di tutti i prodotti usciti in questi due anni, 2021-2022, la trovate comunque qui nelle schede e nella descrizione. La metto anche nella descrizione. Tornando per un attimo all'argomento del video, ovvero Ant-Man and the Wasp Quantumania, sono usciti altri due poster e sono questo e quest'altro. Sinceramente questo qui mi piace un po' meno in confronto a quest'altro, ma comunque sì, ci sta. Vi invito come sempre a farmi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi di questo trailer, se attendete il film. Vi ricordo che nella descrizione trovate tutti i link dei miei social, tra cui Instagram, dove pubblico da pochi giorni in realtà, dove sono tornato da pochi giorni a pubblicare delle recensioni con il solito schermo diviso in due, ovvero la locandina del film e la mia faccia. Poi vi invito anche a seguirmi su TikTok, dove ho rimodernizzato tutto, adesso ci sono video più studiati, più a posto con la testa, non saprei come dire, e soprattutto più coordinati nella schermata home. Tra cui, non per importanza, l'ultimissimo video in cui faccio un cast di un possibile reboot di Batman, con l'aiuto di un'intelligenza artificiale. È un video a cui tengo abbastanza perché mi piace molto la qualità dei risultati di questa intelligenza artificiale, quindi vi invito a controllare, a dare un'occhiata sia al mio profilo che a questo video nello specifico. Altro social, Letterboxd, ve ne ho già parlato prima, ci sono anche lì delle recensioni dei film che vedo in tempo reale, e ultimo ma non ultimo, Pumpling, il sito di t-shirt e articoli nerd dove trovate questo fantastico design, e se al momento del pagamento inserirete il codice ilpensiero4 avrete la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel carrello, e queste calze vi costeranno 0€, perché infatti sarà un regalo del sito e del mio codice. Ma ragazzi, ripeto ancora una volta, fatemi sapere tutto quello che pensate di questo trailer e del film in generale con un commento qui sotto, perché io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude, ciao!